Cari amici, bentornati in una nuova puntata. Ciao! Se avete visto la precedente, non vi dirò il gioco perché tanto l'avete capito da soli. Cioè, questa è nostra. Guarda quanti testimoni. Amore, amore, vieni qua. Guarda, c'è una festa qui. Dove, dentro. Dove, qui, dove? Qui. Anch'io voglio la festa. Vieni, entriamo tutti e due, c'è la festa. Io la festa. Guarda, c'è la festa. Ho intravisto qualcosa. Vieni la festa. Ah! Sono usciti due invitati. Hai visto? Quei due erano invitati. Sono anche fatto male, non so come ho fatto. C'erano cinque testificate. Se non è per me che li aprivo la porta, sti qua. Tutti li vogliono stare. Vediamo cosa si potrebbe fare. Sand, volevo un po' di sand, sì sì. Che ci fai con la sand? Mi ci gratto le ascelle. Che palle. Secondo te potrò farci quello che voglio? Vabbè, dimmelo anche a me, dai, un po' di sento. Il vetro, ti ricordi che ci mancano due pezzi di vetro? Davvero? Sì. Ma se ne scopre di cose. Mamma mia. Allora, un po' di cestini. Ok. Certo che se non li davo io quella casa loro a quest'ora. Il grande testificate c'è ancora? Il grande testificate. C'è sempre? Speriamo. Controlla. Oh, dov'è? Ehi! Se no cerca di prenderne uno e infilarcelo per fo... No! È morto! Il grande... Ma non, ma è ah, giusto! Siamo dimenticati di rinnovare il contratto con l'azienda di catering. Non hanno più portato da mangiare una settimana. Aia! Porca vero! Aia! E vabbè, gente, ci dispiace per chi si seguiva solo per grande stipendio, ma in un modo o nell'altro, volente o nolente. È il terzo testificate che ci muore. Volevo finire qua, sì. Sì, come la faccina. Sì, okay. Il meme. Sai troppe cose tu, non dovevo istruirti. Domanda, allora. Qual è il vostro meme preferito? Rispondeteci in un commentino qui sotto. Ormai ti è presa la voglia di fare queste cose e non ti ferma. Siamo curiosi, voglio sapere qual è il loro meme preferito. Forse il meglio è il no. Anche se è brutto. Ma brutto, eh. Vabbè, ne metto due qua, giusto per... Fiori, fiorellini... Cose inutili. Basta. Le tipiche cose inutili che piacciono solo a chi. Basta. Allora, tanta. Allora, i letti ovviamente in modo così brutto e asimmetrico li ha messi chi. Basta. È tipico. Ma te li infilo in bocca i fiori. Perché... così magari dici cose più carine. Allora, poi dobbiamo fare il tetto. Come facciamo il tetto? Con le scale di legno. Che legno usiamo? Usiamo quello tipico che dici? Questo qua? Usiamo quello tipico di Oak? Sì, dai. Del professor Oak, ma ci darà un Pokédex dopo che l'avevo finito il tetto. Era quel professor Oak, cioè era il professor Quercia, davvero? Sì. Come Ash Ketchup lì. Sì, si sa tutti che era Ash Ketchup. Poi una nostra idea che dovremmo concludere è questa: mettere una bella scogliera qui fuori. Allora. Una scogliera. Ah sì, la scogliera. Vedo che lo, vediamo, vedi che mi capisce alla fine. Ma mi capisci quando parlo? Dimmi che hai ragione. Non è vero. Ma sì, è pieno. Ma no. Ma sì. Mi stai rubando tutto tu. Ah, le ho tutte io, è vero. No, dammele subito. No. Ma no, ma che è così sottile? Ma chi se ne frega di farlo così piccolo? Che uno non può avere un pochino più largo il proprio spazio? Che assurdità, uno non può neanche passare. Dai, dammene un po'. Perché facciamo anche la doppia? Per due motivi principali. Uno, dal punto di vista di un minimo, una parvenza minima di realismo, perché perlomeno se tu cammini ti sembra di non star cadendo nel vuoto, che non è tanto carino. Ah, sto cadendo! No, scherzo. Ecco. E due, perché... qual è la seconda motivazione? C'è anche la seconda motivazione. Mi sembrava un tempo di sì. Vabbè, voi immaginate. Un po' di fence. Sì, alla fine. Perché almeno dà un'impressione più realistica, cioè più robusta. Boh, no. Ok. Poi capiremo. Ecco fatto. Però è così, poi si finirà. Ora iniziamo a fare il tetto. Che sì, non... ti aiuto, vengo. Sì, hai un po' di, bisogna fare un po' di scale ancora, mi sa, 44 scale non basta. Di cobblestone? Sì, non vedo l'ora di fare tutto di cobblestone. Oh, basta con sto cobblestone! Di che le vuoi fare le scale? Così le voglio fare, tanto l'ho passata a qualcuno e fatti capire. Grazie. Quanto legno sprecato. Poi lo ripianto tutto. Domanda, facciamo con un minimo di tettino? Sì. Tettino. Ho deciso di sì. No, ma perché l'hanno deciso questa stupidaggine adesso? Perché? Chi gli è venuta in mente? Chi gli è venuto in mente di fare una cosa minchiosa così? A Jeb. Cioè, sì, non... effettivamente è minchiosa veramente. Cioè, non ha alcun senso.
Cioè, il server, fatelo più, almeno più comodo da mettere. Dite che se lo volete in un posto, poi tenendo premuto un... No, non me le distrugge. Ma potevi... Ma che è sta cosa? Ce l'ho messa per salire. Poteva anche essere carino, forse, da guardare, sai? Davvero? Quasi quasi. Ci si pensa, poi. Però vanno tagliati con le forbici, se no me li butta via. Vabbè, poi li ritagli. Allora. Dai, carino. Sì, potrebbe sembrare delle piante ai lati, ora ci pensiamo. Non è neanche brutto, per quanto l'hai fatto tu. No. Allora, vabbè, vediamo perlomeno se riusciamo a fare questo. Accidenti. Dai. Ok. Beh. Allora. Beh. Vabbè, anche se è notte, da qua giù non ci prenderanno, no? No. Che dici? Così può andare? Sì, ora però da un lato solo, allora io vado di là? Tu vai di là, sì, sì. No. Ah! No. Cioè, ho fatto mille porte per entrare. Non serve neanche che schiacci niente, c'è tutto automatico. Sono automatizzato io, altro che... Allora, metto queste cose... Potevano mettere... tantissime... Me l'ha messa a testa in giù. Potevano mettere tantissimi modi per cambiare, per esempio potevano dire se tieni premuto un tasto fa sì che se poi tu ruoti il mouse si mette nel modo che vuoi tu, oppure se ci clicchi poi con un oggetto particolare lo puoi muovere senza casini, no, se lo sbagli lo devi distruggere. Che rabbia. Davvero, Ma no, mi viene in tutti i modi, perché è quello giusto. Mettiti dritta più che puoi. Non so cosa vuol dire. Sapevo io. No, anch'io, ma questo qua non mi sembra di averlo messo al contrario. Su, via. Ma non sembra mai di averli messi al contrario, quello è il male. Quello è il male. Quello è il male, Per quelli che sono ancora svegli, vi vorremmo dire che poi ovviamente si accettano i vostri consigli, idee e quant'altro. Se conoscete una buona marca di psicofarmaci da consigliarci prima di fare i video, ditecelo. Volentieri. Allora, no. Non riesco a risalire. Perché? Come faccio? Risali. Non mi fa risalire. Accidenti, trova un sistema, ingegnati. No. Così l'hai distrutto, furbissima. Non riesco a salire. Ah, ora sì. Ingegnati! Perché c'ho questo coso? Perché l'hai messo tu! Davvero? Ma sì! È il tetto, è inutile che lo distruggi, ma lo devi fare! Ma non riesco a salire! Ma un minimo di ingegno! Ma non. Spostati di uno più in là, sali con di un blocco prima! No. Le avventure di Kiria in Minecraft, una cosa comica, stupida e solamente per i forti di stomaco. Ma uffa. Dai, non è difficile, mettiti un pezzo. Prova, dai, su. Dai, va bene anche così. Non ne serve ancora uno. Oh. Dai, non è difficile. Puoi togliere la sabbia se vuoi adesso. Mamma mia. Oh. Allora, brava, la stai mettendo tutti giusti, brava, guardate Kira che non ne sbaglia uno, proprio tutto perfetto, tutto preciso, brava. Ok. Grazie. Allora, bella storia, devo arrivare fin lassù, ok. Posso saltare su uno di questi? No! Ah! No. Dammi le scale. Toh. Ora te le do. Non mi arriveranno mai da lì. Toh, usa le scale. Toh. Ci sei? Vai. Ma sono di un altro colore. T'ha contenti. Ah, io le metto anche. Poi tanto ci devi venire tu a togliere. Basta. Non rompere. Toh, quelle giuste. Toh, quelle giuste. Dai. No, aspetta. Te l'ho data qualcuna, ce l'hai dietro. Vabbè, brava. Fai tu. Ah! Cattivo gatto, cattivo. Così mi sono vendicato. Cattivo gatto, cattivo. Allora. Là. Fatto. Allora, vediamo un po' come viene e si vede da fuori. Ancora da sistemare, da migliorare. Bisogna chiudere un po' di buchi qua e là. Però vediamo comunque come si vede da lontano. Ti ho fatto male. Allora, a dire che qua da sistemare un po',
Però dai, non mi dispiace. Non mi dispiace, non mi sembra troppo brutta. Neanche troppo scena. No, bisogna sistemare. Ora vediamo un po'. Ci fa magari una mansardina, qualcosa. Ci sa ancora magari qualcosa da cambiare o altro si vede. Ma gli fatti simmetrici questi cosi. Non ci posso credere, hai sbagliato gli alberelli, non sono simmetrici. Non è possibile. Questo è un insulto. Amore, gli alberi crescono a caso. Che brutto. Sì, ma gliel'hai messo tu questa schifezza lì sotto. Allora, quindi abbiamo finito anche questa puntata, abbiamo finito il tetto. Vi ricordiamo, queste puntate magari non hanno obiettivi particolari, beh, finire il tetto, finire quello, quindi diciamo che gli obiettivi possono essere questi. Un po' caserecci come obiettivi. Ora vogliamo fare la casa, dato che vogliamo farla comunque più o meno carina, un pochino magari diversa, comunque non è che possiamo dire che questa casa nessuno l'abbia mai fatta su tutto YouTube in un modo simile. Però vi assicuriamo che ci stiamo più o meno inventando sul momento. Quindi proviamo, vi piaccia, ci fate sapere la vostra idea e comunque la continueremo. Una di queste prossime puntate andremo nel Nether e così ci prendiamo alcune altre cose, ci facciamo qualche lampione e cose varie. Giusto il tempo di finire almeno di fare le ultime migliorie alla casa e poi si parte ancora un pochino all'avventura. Grazie di nuovo per essere stati con noi, questo qua è ovviamente uno scempio. Basta, sto mettendo un po' a posto qui. Brava. Grazie di nuovo e alla prossima. Ciao!